Io ho vissuto molto male la dimensione lavorativa, della quotidianità, delle 8 ore al giorno, eccetera, eccetera. E invece sentirti raccontare che tu vivevi, diciamo, di rendita a New York, nel sogno americano, nel vivere alla giornata e tutto quanto, che però a un certo punto questo, non so se ti ha stufato, ma comunque a un certo punto non ti ha dato quello che pensavi, e ritorni in Italia, tua madre ti dice vai a lavorare in Francia, vai lì, trovi un lavoro e dici a un certo punto sono felice di svegliarmi la mattina e andare a lavorare. Mi sembra assurdo, voglio capire questa cosa. Si può dei dettagli sempre che mi affiorano. Mi ricordo che vagavo a New York, tutto in Versace, pieno di soldi, vagavo, quindi camminavo così, passo davanti proprio a tipo una cartoleria, vedo un fax, quindi un fax che arriva, io non ho nessun fax da ricevere, da inviare, cioè vagavo, ero una persona che non aveva delle cose minute, minime da attendere o da inviare. Quel fax mi ha dato una voglia di avere un lavoro in cui mandi un fax, ricevi un fax. All'epoca c'era un fax, quindi alla metà degli anni 90. E la voglia di inviare un fax e di riceverlo combaciava con quello che mi diceva mia madre. Devi avere un lavoro, devi fare qualcosa di concreto durante la tua giornata. Di stabile, non puoi fare il boy niente, perché adesso con la saggezza, ci mancherebbe altro, posso fare dei progetti, come ti dicevo prima, teatrali, ma all'epoca proprio I am a nightmare walking, psychopath talking, cioè proprio vagavo. Quindi il fatto di avere un lavoro stabile mi ha salvato sicuramente la vita. Il fatto di vedere un fax, di avere la volontà di riceverlo e di inviarlo, quindi la cosa minima, banale, minimalista, mi ha salvato la vita, è sicuro. Quindi per spiegarti perché avevo bisogno di quello, un fax da ricevere e da inviare, la cosa più bella del mondo. Grazie. Prego. In questa epoca dove tutto gira sul social, come mai, quando siamo stati con noi, non abbiamo trovato nulla di te, non c'è nulla. Ti spiego, allora, io diciamo... Non sei iscritto a nessun social? No, hai ragione, non ho nessun social perché mi sono detto, a livello industriale quasi, devo andare sui social solo quando avrò una cosa solida. Non voglio andare sui social per fare una cosa un pochettino barcollante o non forte. Adesso ho un management dietro di me, ho ancora voglia di mettermi in gioco, di fare i match, di tornare veramente nell'arena. Ho un management dietro di me, farò questo spettacolo teatrale molto innovativo in tutti i teatri d'Italia, con Celia Angelon, con Marco Guarniero, Stefano Salvati e Maurizio Colombi. Lì mi costruiranno loro un sistema industriale, tra virgolette, di social. Lì avrà senso, se no non ritenevo... interessante mostrare la tua vita, esatto. Ti interessa, ma diciamo soprattutto mi dicevo un giorno tornerò nell'arena e là farò qualcosa di serio a livello social. Fino a quel giorno non lo faccio, ma presto lo farò, lo faranno loro per me. Noi sicuramente questo famoso tour che dici da spettacolo da marzo, spettacolo teatrale a noi, ci saremo in tutto. Grazie, non ci diamo appuntamento lì. L'appuntamento che do, piuttosto che rinvagare sempre il passato, e sperare che un giorno, cadendoci dentro, senza calzascarpe, io e Max facciamo una nuova canzone. Questo è l'appuntamento che mi do e vi do. Bellissimo finale. È la verità, vi dico la verità. Bellissimo, bellissimo finale. Allora, se non puoi aggiungere altro, direi che c'è il firma copie, Cri? Sì, con piacere. Perfetto. Sì, sì. Quindi se ne vuoi aggiungere altro, c'è il firma copie, io voglio ringraziare Mauro Repetto per essere grazie a tutti, grazie.